noi abbiamo sempre dichiarato col nostro raggruppamento civico la volontà comunque di rimanere all'interno di un contesto che non avesse una parte ben specifica. Noi abbiamo lavorato con tutti, le idee buone sono buone a prescindere da dove arrivano, e se bisogna tirare le orecchie o fare delle azioni dure le si fanno, anche questo a prescindere da dove queste arrivano, se sono tutte in favore, diciamo, della propria cittadinanza. Spero che ci sia un confronto sui programmi, perché credo che la cosa più importante per i cittadini di Schio, visto che il percorso iniziato è molto importante, sono state portate grandi trasformazioni in questa città, che chiunque, diciamo, si presenti e possa anche amministrare portando avanti queste idee, questi progetti in modo particolare. Noi stiamo portando avanti tutta una serie di progetti, alcuni sono in fase proprio di presentazione ufficiale, e io spero che se nel caso i cittadini non decidessero di darmi la possibilità di amministrare la città, questi progetti, che sono eccezionali appunto per dare dei punti di eccellenza al nostro territorio, vengano presi come testimone da chi comunque amministrerà e li porterà avanti. Se sarà la Lega, sarà la Lega, se sarà il centro-sinistra, sarà il centro-sinistra. Io termino l'anno prossimo 5 anni di mandato pesante, ma molto entusiasmante, una grande crescita personale. Non ne farò una malattia se la gente sceglierà qualcun altro, so di aver dato il massimo. E devo dire che ad oggi, da 4 anni che sto amministrando, non ho mai ricevuto un contatto ufficiale da parte della segreteria della Lega Nord di Schio.